La sciabola azzurra si avvicina alla qualifica olimpica, che sia per la squadra femminile che per quella maschile sarà decisa nell'ultima tappa valida per Parigi 2024, con le prove di Coppa del Mondo in programma 17 marzo a Saint-Éclair per le donne e 24 marzo a Budapest per gli uomini. Per le sciabolatrici azzurre, grande passo in avanti con il quarto posto d'Atene, che ha permesso all'Italia di diventare migliore europea della sciabola femminile. Michela Battistone, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi hanno battuto nettamente gli Stati Uniti nei quarti, fermandosi contro la Francia in semifinale, ma contava essere lì tra le migliori quattro. Invariata la situazione degli sciabolatori, che a Padova hanno chiuso in quinta posizione, mettendosi alle spalle la diretta concorrente Germania. Anche nella sciabola maschile, dunque, il team italiano resta attualmente migliore europeo. Una bella spinta per la squadra azzurra in pedana con Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè. Proprio Samele, giorno prima, aveva portato l'Italia su secondo gradino nel podio del 65esimo Trofeo Luxardo di Padova, la storica prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il campione azzurro si è fermato solo in finale contro il giovane e talentuoso statunitense Colin Hitchcock, conquistando il suo 19esimo podio in carriera nel circuito iridato, 20 contando anche l'argento olimpico di Tokyo.